To protect and serve, diceva ironicamente il Murales a South Los Angeles pitturando dei Black Panthers. Un giudice in cappuccio Ku Klux Klan, dei poliziotti che violentano un bambino nero per terra, accanto al programma alimentare ed educativo che proponeva la frazione nera, radicale. Gli studi di Hollywood, dove Malik faceva casting e firmava contratti, sono sempre monopolizzati da produttori bianchi che forse più subdolamente mantengano vivi ruoli stereotipati e discriminazioni. Il potere dell'industria televisiva e cinematografica. Cosa stanno guardando i nostri figli? Un Tarzan bianco che ammazza centinaia di indigeni africani nei loro territori?